Ciao tu vicine, video sui top 2012, mi avete chiesto in tante questo video, quindi adesso ho detto è il momento, mettiamoci qua e facciamolo. Allora, ho diviso, come vi avevo anticipato su Facebook, mi avevate detto che andava bene, i video dei top in categorie. Quindi questa qua è la categoria skincare, viso e corpo, anche se corpo non c'è moltissimo. E farò una sul make-up e ne farò una sui capelli, perché ho delle cose da farvi mos da mostrarvi sia come tecniche che come prodotti che come attrezzi. Iniziamo subito e lo facciamo con i prodotti per la notte. Vi voglio mostrare anche questa scatoletta che ho preso da Mondadori in stazione, quindi comunque penso che la troviate in tutti i Mondadori, che vedete è divisa a scomparti e la trovo utilissima perché io la tengo sul comodino, so dove ho depositato le cose, quindi tipo di notte, mezza addormentata, so dove andarle a trovare. Allora, come prodotti notte sto usando l'Advanced Night Repair di Lauder e lo utilizzo per quanto riguarda la pelle come siero. Per quando ho i capelli sporchi, e qua ci direte sei impazzita, no, utilizzo questa qui di Optiva che è una crema notte che alterno quindi al siero. Il siero lo utilizzo tutti i giorni perché io odio quando ho i capelli puliti darmi la crema che mi appiccica sul viso, i capelli poi si appiccicano la mattina, fa schifo, quindi odio. Quindi la utilizzo più che altro appunto nei giorni in cui so che magari la mattina mi devo lavare i capelli o li lego. Quindi siero sempre, quella lì invece no. Come contorno occhi uso questo qui che è di Elizabeth Arden ed è della linea Visible Difference, che è molto molto cremoso ed è veramente quasi un balsamo. E soprattutto in questo periodo che c'è freddo, poi vabbè, quel periodaccio ho avuto gli occhi comunque con la lacrimazione, eccetera, anche soprattutto con il freddo, un pochino mi si seccano negli angoli. Quindi questo qua veramente mi ha aiutato tantissimo. Se avete anche gli occhi sensibili o la pelle che tende proprio a seccarsi in questa zona, è perfetto. Per le mani, vabbè, ho questo qua della Orly, una crema mani che tengo sempre sul comodino. E come prodotto schiarente, che è una crema che sapete che ho un po' di problemi nel periodo post estivo, perché mi viene la macchia solare. Questa qui di Just Yas, non so come si dice, è quella nuova che è uscita quest'estate e mi è piaciuta moltissimo perché ho visto che mi ha facilitato e velocemente mi ha schiarito questa parte. Adesso non la sto più utilizzando, ma la riprenderò ad utilizzare appena ricomincia la bella stagione. Qua parlava di 4-6 settimane, credo di averla utilizzata per 4. È il crescione, quindi ho riso perché ho detto che era la piada quando me l'hanno regalata, perché il crescione da noi è la piadina. È un tipo di piadina. Poi, sempre di quella marca, che io la prendo da un'amica che fa la rappresentante, ho preso questa crema. Inizialmente ho detto, ma perché l'ho presa? Poi mi hanno spiegato che praticamente alcune amiche la utilizzano addirittura durante i momenti tipo di crisi, gli attacchi di panico. Io non soffro di queste cose, però ho detto, vabbè, un po' di relax ogni tanto, visto anche il periodo, può essere utile. Infatti la sera la applico sui polsi, la sfrego e me la do dietro qui nelle orecchie e sotto al naso, a volte anche sulle tempie, sono i punti più caldi. E vi devo dire che indubbiamente mi aiuta tantissimo a livello di proprio di relax e mi aiuta ad addormentarmi. Un altro prodotto che non manca mai sul mio comodino è l'Eye Tower di Arden. Questa è quella nuova senza profumo, quindi puzza molto di meno. La utilizzo prevalentemente sulle labbra, mi faccio proprio tutte le sere un bel impacco super idratante e ho fatto anche un pottino da tenere in borsa, da portare praticamente con me tutti i giorni. Questi sono tre prodotti che alterno, dipende dal periodo del mese, insomma da un po' di cose, sono gli attivi puri di Etapur e sono, diciamo tre, sono diversi questi qui, però li utilizzo a seconda del momento, come vi dicevo, e sono praticamente gli attivi puri che sono contenuti solitamente nelle creme. Quindi essendo puri hanno un'azione molto più veloce, quindi io ve li consiglio, li trovate sul loro sito, io me ne sono innamorata, ne prendo a seconda dell'esigenza, li ho anche regalati per Natale e mi piacciono davvero tanto. Un prodotto che sapete, io sono fanatica di questi prodotti, è questo qua ed è di questa marca inglese che trovate online, la potete comprare sul loro sito ed è un mascara intensificatore, credo che si dica, per le ciglia. Sapete che ho usato per mesi anche quello di Mavala e
sono prodotti che mi danno una grande soddisfazione perché poi provo i mascara, le mie amiche mi dicono: Madonna, robissimo, che sai, le ciglia finte, e io dico: sì, è vero, provatelo tu. Magari se lo comprano anche loro, dicono: ma a me non mi dà lo stesso effetto. Allora io cosa dico? Che sono questi prodotti, non lo so, scherzi a parte, però indubbiamente io li utilizzo ogni tanto, faccio il mio trattamento di 1, 2, 3 mesi e questi prodotti mi danno delle ottime soddisfazioni. Intanto non dico che aiutino la crescita, perché ovviamente se avete le ciglia corte, cioè non è che vi fanno il miracolo, però secondo me vi aiutano un pochino a proteggerle e anche a nutrirle, che comunque le ciglia sono peletti, sono lì, nessuno gli fa le maschere che facciamo di solito ai capelli, nessuno gli fa comunque i trattamenti specifici, quindi dare un aiuto anche alle ciglia, secondo me, potrebbe essere una cosa utile. Finiti i prodotti notte, passiamo ai prodotti giorno e vi faccio vedere prima il contorno occhi giorno, che è diverso dal contorno occhi notte, anche se questo, che è di Good Skin Lab, potrebbe essere sia giorno che notte, ma io siccome ce l'ho dove mi trucco, la notte non ho tanta voglia di alzarmi e andare là, uso quello che ho sul comodino. Allora, è uno doppio, sembra il contenitore quello per le lenti a contatto. La parte giorno, vedete, è in gel. Questa è la seconda confezione, seconda che utilizzo, quindi vi dico, io mi trovo benissimo perché questo asciuga subito e distende. È una sorta di gel, quindi non vi va a appiccicare se poi sopra dovete truccare, anzi vi va. Io lo do anche sulla palpebra quando tipo mi rimane un po' sporco il dito, faccio il giro e vedo proprio che mi aiuta a distendere la pelle. Io, a me piace molto la parte, vedete, la uso un pochino di meno, la parte notte, e quella andrebbe scaldata e stesa, è molto molto burrosa, la uso quando proprio ho bisogno, però preferisco utilizzare di più quella giorno. Sempre della stessa linea, come crema giorno ho utilizzato, è la seconda questa e la sto già finendo, questo qua che in realtà è un siero ai peptidi. E dice, cioè, promette di esaltare la luminosità e di rendere liscia la pelle. Viene utilizzato da moltissime modelle, modelle, dai truccatori prima delle sfilate. E a me piace perché comunque mi dà un effetto idratante, non troppo, quindi non divento lucida, però è un siero, quindi agisce in profondità e so che la mia pelle non si disidrata. Lo trovate da Douglas, è il rivenditore ufficiale di Good Skin Lab, oppure lo potete comprare sul loro sito internet se non avete Douglas vicino. Un altro prodotto che ho usato e finito durante, credo settembre-ottobre, come crema idratante è stata questa di Etapur, che è sempre della linea degli attivi che vi ho fatto vedere, ed era una crema equilibrante e ad effetto matte. Questa l'ho finita, penso di essere andata a prendere, non ho più il tappo, vedete, a prenderla nel bidone perché l'avevo buttata via, però ho detto no, devo fare il video, quindi segniamola. Poi, sempre per il discorso pori, no, perché l'altro prodotto non ve l'ho ancora mostrato, quindi nessun discorso pori, sempre di quella linea lì di Good Skin Lab, quando devo fare, non so, le foto, oppure so che magari il trucco mi deve tenere perché devo andare, boh, ad un evento, devono farci le foto, così, allora cerco di perfezionare il più possibile l'inestetismo dei pori, che non possono sparire, sapete, sennò vuol dire che non siamo vive, ma si possono attenuare. E con questo prodotto, che si chiama Zepore, o Zipore, insomma, sapete che io e l'inglese non andiamo molto d'accordo, è un rifinitore di pori e indubbiamente è istantaneo, lo potete addirittura applicare più volte al giorno e utilizzare anche sopra il fondotinta. Io infatti lo butto in borsa, se vedo che comunque mi è un pochino, mi sono riusciti, o con la temperatura caldo, freddo, umido, il trucco si è un po' rovinato, vado da un pochino sopra e mi dà subito l'effetto perfezionatore, e questo qua assolutamente lo utilizzo. Come invece siero proprio per i pori, quindi per combatterli un pochino più, diciamo, meno a livello cosmetico, ho utilizzato, sto da un po' che non lo utilizzo, questo qui di Sephora, che è proprio un siero per rifinitore di pori. Ed è, vedete, la confezione ha questa spugnetta che poi si può anche cambiare, e adesso non riuscirò più a metterla, e ne avete un'altra nella confezione. Adesso questa è anche un po' sporca perché l'ho usato un po' di volte, vedete, schiacciate, girate questo qui che si apre e si chiude e lo lavorate sulla pelle e lo lasciate lì. Io mi sono trovata comunque bene perché non è comunque un prodotto che è aggressivo, non lo sentite aggressivo sulla pelle, però un pochino il suo lavoro lo fa. Passiamo ai detergenti. Prima di parlarvi dei detergenti, sapete la mia passione, sono queste qui,
che sono quelle di Asia Medica, le salviettine, ma ultimamente non sugli occhi, sto utilizzando per il viso questa qua di Canebo, che è quella, adesso, vedete, si è asciugata così, però poi diventa tutta morbida, ed è appunto, la trovate nelle profumerie che tengono Canebo. Come detergenti ne sto utilizzando due. Allora, uno per il giorno, quindi dopo che magari ho passato la notte e non ho bisogno di sgrassare la pelle o comunque di andare a purificarla nel profondo, utilizzo questo qui che è di Queen Elena, che è quella marca che faceva la maschera, poi vi faccio vedere, ne ho altre, e è molto molto è soft, come è quasi un latte detergente, e lo utilizzo su tutto il viso tranne gli occhi, e lo tiro via, lo pulisco poi con l'acqua e con una di quelle salviettine. Per la sera invece, dopo essermi struccata gli occhi con il bifasico, che sapete io adoro quello di Garnier, ma ve l'ho fatto già vedere 100 volte, per il resto del viso ho bisogno di qualcosa che faccia schiuma, cioè che pulisca. Io odio i latti detergenti, cioè non riesco ad utilizzarli sul viso. E ho preso e comprato e ripreso e ricomprato 10 volte, credo, questo qua, che è di quelli che fanno la mousse, quindi è anche piacevole perché ne basta poco, ed è di The Body Shop, la linea Altea Tree Oil, che è poi la stessa linea che ho utilizzato anche la notte, però quella non era l'Altea Tree, ma era, vabbè, era quella tipo con i sali del Mar Morto. Quindi questo qua, assolutamente, se avete la pelle grassa mista, provatelo, perché a me mi ha dato delle soddisfazioni enormi. Sempre della linea Queen Elaine, ho un sacco di maschere per il viso. In realtà sono quattro. Ora parto da quella che mi piace di meno e arrivo a quella che mi piace di più. Allora, lei è quella, vabbè, diciamo che mi piace di meno perché è energizzante, nello stesso tempo è purificante, però per me è troppo energizzante. Diciamo che la uso proprio in periodi dove ho la pelle che vedo che è spenta, che non ha colore, che è grigia, e assolutamente è buona, però ha un colore un po' strano perché vedete è proprio super fluorescente, però è comunque una crema ottima. Poi quell'altra è questa, che ha più o meno lo stesso effetto di quella più famosa che ora vedrete, ed è però anche leggermente antirughe, e anche questa qui si lascia 15 minuti sulla pelle, poi si sciacqua. E mi piace perché comunque la uso quando ho delle giornate dove sono un pochino stanca, oppure dove non ho dormito bene, e quindi la faccio alla mattina. La più famosa è lei, comunque la conoscete tutti, io l'ho quasi finita, è la Mint Julep, e questa la uso sempre quando ho degli eventi importanti o proprio ogni tot la faccio, perché mi aiuta moltissimo, soprattutto perché ho i pori dilatati. Una volta a settimana utilizzo invece questa, che è uno scrub naturale per esfogliare la pelle. È molto delicato, all'interno ha delle micro particelle che sono in realtà particelle del nocciolo dell'albicocca. Vedete che ha dei micro granelli all'interno, e questa la faccio una volta a settimana e mi piace moltissimo perché è molto delicata, però esfoglia molto bene. Come prodotti particolari poi per la pelle, allora utilizzo, che poi sono sempre quelli da notte, che però tengo in borsa, sono, allora, cioè tengo in borsa, scusate, che tengo nel beauty case, quindi non li avete visti, non ve li ho mostrati nel coso da notte. Sono questo qui, che porto spesso in viaggio, che è sempre della linea, come vi ho detto prima, della The Body Shop, ed è quello ai sali del Mar Morto. La crema alla calendula, che avevo quella della Just, ma l'ho finita, e quindi ho ricomprato questa che è della Natura Sana. E poi lei, che ho ve l'ho già fatta vedere 100 volte, la crema della Buonanotte della Be Chic, che adoro perché si può dare anche sulle ciglia. Quindi, tornando al discorso di prima, che vi ho fatto vedere il prodotto per le ciglia, cioè una crema che si dà per tutto, e ovviamente l'ho presa anche nella confezione, quella tonda un po' più piccola. Io la trovo da limoni, e quella è perfetta da viaggio perché così mi porto un solo prodotto, faccio crema notte e anche contorno occhi e anche per le ciglia. Un prodotto che ho sempre in borsa insieme ai pottini che mi sono fatta delle creme è lui, ed è appunto Altea Tree, vedete, per andare ad agire a livello localizzato su brufoletti che vi stanno saltando fuori.
sempre SOS l'aloe al 100% pura che avevo preso quest'estate a un mercatino, e come prodotti, diciamo anche quelli, soprattutto questo qui, lo uso molto la sera oppure nelle giornate in cui sono davvero stanca. È in realtà un latte struccante, no, scusate, un latte, una lozione struccante per gli occhi. È molto delicata ed è adatta per gli occhi molto sensibili. Quindi io cosa faccio? È quasi finita. Prendo due dischetti di cotone, spruzzo sopra i dischetti lì imbevuti, mi sdraio, magari faccio una maschera anche sul viso e poi metto questi due dischetti, li lascio agire 10-15 minuti e proprio mi va a distendere gli occhi, anche le borse, mi aiuta moltissimo. Questo è un prodotto che ho già ricomprato 3 volte, ve l'ho già fatto vedere circa 6 mesi fa, prima dell'estate mi sembra, ed è un'acqua di bellezza per il viso. Il profumo può piacere come no, è di Caudalie. È lisciante illuminante. Io l'illuminante non lo preferisco, ma non mi dà quell'effetto fastidioso. L'ho usata anche sulle spose, ne ho una, quella più piccola la utilizzo per le spose, e la uso molto spesso quando uso le BB cream. Perché? Perché mi dà la mia crema idratante. Spruzzo questa, la tampono sul viso, faccio in modo che insomma aderisca bene, che però non ce ne sia troppa, e poi do la crema, la BB cream, quindi mi dà un effetto lisciante quasi che mi va, diciamo, a sistemare la pelle, e poi mi vado a dare la BB cream. Due prodotti corpo che ci tenevo a mostrarvi sono, allora, questa che è una maschera della Rituals, è una maschera detox, che io la faccio, è l'argilla pura, la faccio e poi mi metto anche il celofan. Perché la dovete praticamente mettere, poi lasciare in posa 3-5 minuti e poi la dovete sciacquare nella doccia o comunque nel bagno. Perché dice, aspettate, ora ve la trovo esattamente. Allora, applicare uno strato abbondante sulla pelle, massaggiare l'argilla per 3-5 minuti e mentre il vostro corpo si disintossica, rilassatevi. Che io poi dico, come fai a rilassarti se devi massaggiare? Sarebbe bello che qualcuno ti massaggiasse. Risciacquare con acqua calda sotto la doccia o lasciar sciogliere in un bagno rilassante. Io preferisco sotto la doccia perché mi dà fastidio che si veda sta roba. Un'altra cosa che sto utilizzando ultimamente insieme alla crema, ma svelta, sempre di Clarins, è lui, che me l'hanno consigliato perché è un olio anti-eau ed è un olio anti-acqua, nel senso che è un olio drenante. Questo lo utilizzo, adesso l'ho utilizzato 5 volte perché non lo uso sempre, lo utilizzo la sera quando mi faccio il bagno la sera, do l'ultima passata con quest'olio sulle gambe dal basso verso l'alto e poi ci do una gettata di acqua fredda sopra, proprio veloce, così chiudo e vado via. Nel momento in cui esco dalla doccia faccio la pipì, cioè ve lo giuro, non ci credevo, ma è veramente allucinante. Lo lascio agire tutta la notte, spesso mi è capitato di andare in bagno anche durante la notte, la mattina mi sveglio, mi faccio l'altra doccia e do la Masvelt, che quella la utilizzo tutti i giorni. Quindi assolutamente questo vi fa sentire le gambe meno stanche, vi aiuta proprio a drenare. Questi erano i prodotti per quanto riguarda corpo e skincare. Vi rimando al video sul make-up e a quello per capelli che girerò nei prossimi giorni. Un bacione, ciao!